cosa misuriamo la popolarità e il successo di un salone nautico? Beh, certamente dall'affluenza di visitatori e di cantieri, ma non basta, perché le vere grandi protagoniste sono loro, le barche. Quindi numero, varietà e soprattutto le World Premiere rappresentano un indice indiscusso di valutazione. E così se la Grand Motte, un'icona della navigazione veloce a due scafi, decide di presentare in anteprima mondiale il suo nuovo Tremere 52, questo vuol dire soltanto una cosa. Il Multi-Hull Boat Show è ormai riconosciuto da tutti come l'eccellenza, il punto di riferimento per il mondo delle barche a più scafi. Alle mie spalle lo vedete in quasi tutta la sua bellezza. Lo Tremere 52 è pronta ad accoglierci e mostrarci le sue qualità. Siete curiosi di conoscerlo? Beh, salite a bordo con noi! A firmare questo 16 metri è uno studio di architetti che è ormai da anni un caposaldo nella progettazione di multiscafi. WPLP, responsabile dell'architettura navale. Al suo fianco una matita che è una garanzia in questo settore per il disegno della coperta. Si tratta di Patrick Lecremain, con cui da tempo è viva una bella collaborazione. In 2 anni e mezzo di lavoro i due studi hanno cercato di raggiungere due obiettivi. Da una parte ridurre il peso, su questo 52 oscilla fra le 12 e le 15 tonnellate e mezzo. Dall'altra aumentarne la rigidità grazie al largo uso di carbonio per la paratia, ad esempio. A vela i vantaggi sono lampanti, ma per la vita a bordo? Beh, in questo caso ci guadagna l'occhio, maggiori volumi, più finestrature, più oblò, più spazio e quindi più comfort. Perché, non scordiamolo mai, questo supercat nasce con l'obiettivo di circumnavigare il mondo. Il quadrato ne è l'emblema, sia per l'organizzazione sia per dimensioni. Un'ampia finestratura avvolge l'interno, rendendolo particolarmente luminoso e anche ventilato grazie alle 4 finestre apribili. Dalla postazione di comando la visuale è panoramica a 360 gradi, abbiamo ben visibile la prua davanti a noi, l'orizzonte, e grazie poi alla strumentazione di bordo abbiamo i dati sempre sotto controllo in navigazione. Per la timoneria, ed è questo uno degli aspetti più interessanti di questo Sporticat, è possibile scegliere fra ruota, barra o entrambe. La barra non è una novità, sugli Tremere è da sempre il segno distintivo del cantiere che la consiglia per la meravigliosa sensazione di velocità e prestazioni sottotela. Sul 52 il vero tratto distintivo è la ruota modulabile a dritta. In posizione centrale, come in questo caso, è ideale per manovrare in porto, ma la possiamo spostare con un semplice meccanismo a destra e allora ecco che navigare a vela diventa più semplice, perché abbiamo ottima visibilità a prua e sull'orizzonte. Il layout degli interni, progettati dall'interior designer Frank Darnay in collaborazione con Seguin Partners, prevede due variabili a 3 o 4 cabine e 3 differenti stili a seconda delle essenze scelte: Life, Nomad e Sportline. Alla luce dell'abbondanza dei volumi interni su questo 52 piedi, l'armatore può destinare una cabina a uso ufficio, lavanderia, laboratorio o a cabina per i bimbi. Lo Tremere 52 è l'operazione, a nostro avviso, riuscita di coniugare due modelli che hanno segnato profondamente la storia del cantiere francese. Da una parte lo Tremere 51, di cui sono stati venduti 100 esemplari, e dall'altra il 55, vincitore degli European Yacht of the Year. Naturalmente, come voi, noi siamo molto curiosi di provarlo in mare e capire se è stato raggiunto l'ambizioso obiettivo di progettare un catamarano ideale per una famiglia in giro per il mondo. Il tempo è perfetto, la sentite questa brezza? È ora di sare le vele!